C'è voluto tempo e fatica, ma arriviamo. Fra l'altro c'è voluto tempo e fatica anche per abbattere l'ospedale. Dopo un lungo giro siamo ritornati a dove eravamo. Abbiamo perso 6 mesi? Ma va bene, questa è la democrazia, ne prendiamo atto e ripartiamo per dare alla città quelle grandi opere che merita. Affidiamo l'abbattimento della rifinizione accanto alla strettoia nei prossimi giorni, direi di questi giorni, sopra il luogo di ANAS. Proseguiamo tranquillamente su quel percorso, monitoriamo, pur non essendo di nostra competenza, quello che sta accadendo sulla palazzina la nuova palazzina dell'ospedale, eccetera, eccetera. Perché di questi grandi interventi certo ne abbiamo bisogno, allo stesso modo di quello che abbiamo bisogno degli attenti interventi sulle piccole cose quotidiane, su una mobilità che funziona.